inaspettato questo nuovo tuffo al sud? Sì, c'era già stato l'anno scorso al sud e non mi ero trovato a sud. Pensavi di finire più al sud di Salerno addirittura? No, non pensavo in realtà, però non è una cosa che mi dispiace, anzi, perché Bari è una grandissima piazza e niente, spero di essere pronto a confrontarmi con questa grande realtà. Adesso metto a disposizione della squadra, del mister, e facciamo un buon ritiro. Speri perché solo la speranza? Non è la certezza. Me lo auguro, però dopo sarà il campo a decidere, ovviamente. È inutile fare grandi proclami quando poi sarà il campo a decidere tutto. Senti, ma tu sei giovane ma abbastanza esperto, insomma, hai esordito 18 anni, quindi ne hai 24 adesso? 24, sì. E allora? Sì, sì, ho fatto più di qualche campionato di Serie B, niente. Senti, l'anno scorso che problemi hai avuto nella seconda parte di stagione a Salerno? Ah, un infortunio? Sì, a marzo mi sono stirato il flessore. Inizialmente, dai primi accertamenti, sembrava un infortunio lieve, però purtroppo continuava a farmi male e facendo degli accertamenti successivamente mi ha scoperto che era un infortunio più grave del previsto e mi ha tenuto fermo praticamente fino a fine stagione. Sono rientrato per le ultime tre partite, ma il mister ha deciso di non schierarmi perché aveva altri obiettivi e molto probabilmente non ero ancora pronto per giocare a certi ritmi. Ma che cosa è? Ho avuto uno stiramento di secondo grado al flessore. Senti, dovendo descriverti anche ai tifosi biancorossi, che tipo di centrocampista sei, le tue caratteristiche, i tuoi punti di forza, quali sono? Ma l'anno scorso, io sono un centrocampista di quantità, l'anno scorso ho giocato prevalentemente mezzala, visto che abbiamo giocato quasi tutto il campionato a tre in mezzo al campo. L'anno prima ho giocato nel centrocampo a due, quindi posso giocare sia a due che a tre. E niente, ho sempre puntato sull'agonismo e sulla corsa. Basta. Sinistro o destro? Sono destro. Quindi centrocampista di quantità, diciamo. Sì, sì. Sì. Cioè, ti piace comunque inserirti, provare anche ad andare in gol? Te lo senti nelle corde come cosa o no? Ma mi piace provare, però in realtà non ho mai fatto tantissimi gol. L'anno scorso ne ho fatti un paio. Sì. Sì, non sono un grande goleador in realtà, però sì, mi piacerebbe sviluppare questa caratteristica. Quindi nella tua stagione meno importante sei giocato alla piazza migliore, è strano, dico alla fine, no? La stagione non avendo giocato a Salerno alla fine, dico. No, ma sì, diciamo che prima di farmi male avevo giocato tutti da titolare, quindi fino a marzo era andata piuttosto bene la stagione. Purtroppo penso di essermi fatto male nel mio momento migliore, avevo anche una condizione abbastanza buona in quel periodo. D'altronde però gli infortuni fanno parte del gioco del calcio, quindi bisogna accettarli come tali. Grosso? Grosso è un'istituzione nel mondo del calcio. Per noi ragazzi che hanno sui 20 anni ci ha fatto vivere un sogno quando eravamo bambini. E niente, spero che sia un buon maestro per noi, ci possa dare dei buoni consigli. Sicuramente lo farà perché ha giocato a grandissimi livelli e siamo a sua disposizione. Sì, i tuoi compagni, conoscevi qualcuno già? Che impressione ti hanno fatto? Anche oggi sarà il primo allenamento in ritiro, però che impressione hai avuto? No, ho avuto una bella impressione, conoscevo già Sabelli e avevo anche sentito per chiedergli un po' com'era la situazione. Poi avevo giocato con parecchi compagni che avevano giocato già a Bari, non so, a Rosina per esempio, infatti avevo chiamato lui e tutti mi hanno parlato in modo entusiasta della piazza, quindi non ci ho pensato un secondo in realtà ad accettare, è stata subito la mia scelta era primaria, insomma, venire qua. Senti, la ritieni comunque l'occasione della tua carriera, questo comunque passaggio al Bari? Beh, penso assolutamente sì, visto che ci arrivo a 24 anni dove non è più un'età giovane, perché nel calcio sappiamo, vediamo sempre più spesso ragazzini esordire, bravi soprattutto. E quindi sì, è un'occasione per me, ma è un'occasione
penso per qualunque calciatore arrivare a Bari, perché è una piazza che ti stimola tanto e ti dà la possibilità di crescere professionalmente.